Buongiorno da Vancouver. Lo so, ieri non ho potuto fare perché sto lavorando e poi, sai, andare da Rifferraf non riesco a fare video. Però parliamo del giorno dopo di Milan e Napoli. Ragazzi, quella partita mi è molto piaciuta. Secondo me hanno giocato tutti e due bene. È vero, Napoli ha avuto più opportunità, però purtroppo quando la palla non entra, non entra. E Magnan, quella parata che ha fatto a, come si chiama, Di Lorenzo. Milan ha avuto la sua opportunità al primo tempo grazie a Bennacer. Leao ci ha mancato poco a fare il secondo gol. Per il Napoli, io l'ho detto, senza Osimhen è un po' critica la situazione. Abbiamo visto due occasioni con Milan. Oh, vediamo un po' che succede se rientra la prossima settimana. Lo so, alcuni dicono ehi, ma il Napoli lo ribalterà il Milan, ma secondo me no. Io lo so che volete difendere il Napoli, ma il Napoli, mi dispiace, si è in bocca all'auto. È da Champions League? No. Il Milan è vero che non è un Milan di una volta, però il Milan ce ne sembra la mentalità della Champions. Quando clicca quella suoneria The Champions Arabim Barabum, la messa è finita, andate in pace. Purtroppo anche se non c'è Rosso, Kim non c'è, se non c'è neanche Osimhen, addio. Però secondo me Spalletti ha fatto pure dei sbagli. Come mai non mette mai Raspadori? Cioè io non riesco a capire. Boh, Raspadori è un buon giocatore, ma purtroppo poi la mentalità italiana si fida sempre quelle con esperienza e i giovani lasciano a casa. Pioli non mi posso lamentare, is on fire in questo momento. E quindi, amici belli, tutto qua. Per quanto riguarda il mio pensiero dell'Inter, io ho detto la mia in inglese, questi hanno vinto un bel gol da Di Barella. Qua possiamo lamentare dell'arbitro, però ricordati sempre, la questione dell'arbitro è sempre una questione 50-50. Se lui ha deciso di non dare rigore a quello di Benfica, quella è decisione sua. Io mi sto imbarrando tra un amico mio e quello che ha detto ieri Vieri a Bobo TV, se l'arbitro non ha dato la carta gialla, cioè ha dato il rosso, c'è un motivo, perché è stata una scelta di 50-50 e in nessun modo ha deciso di dare il rosso, che si stanno baccagliando Cassano e Vieri. È la stessa cosa con l'Inter, è inutile che stiamo qua a discorrere. Hanno voluto il culo, va bene, ma la Champions non c'è il culo, non vai. Cioè infatti Napoli che manca Osimhen, anche sa, è un casino, come è successo con PSG. Senza Mbappé non hanno vinto la semifinale e per la prima volta dopo anni Man City è arrivato in finale. Purtroppo queste sono cose della Champions. Oggi ritorniamo a noi con la Juventus. Speriamo bene, ragazzi. Io spero solo che bene. Cioè, mi piacerebbe vincere, non me ne frega niente come vinciamo. Però, ragazzi, è tempo di svegliare a meno di avere una qualificazione, una coppa, cioè Europa League. Vediamo che cosa fa la Roma. Ci sentiamo dopo. Iscrivetevi sul mio canale e ci vediamo a presto. Ciao ciao.